Buongiorno, benvenuti a questa domenica 6 gennaio. Vediamo subito quali sono i temi fondamentali della giornata per questa zuppa di porro di oggi. E vi ricordo, come sempre, in attacco di questa zuppa, che la domenica è il giorno per annunciare quello che avviene il lunedì, e cioè domani sera alle 21.30 su Rete4, in prima serata, ritorna Quarta Repubblica. Siccome siete tantissimi qua a seguire la zuppa, magari se qualcuno di voi seguisse la televisione, insomma, sarei ben contento per le sorti, diciamo, del mio programma. Quindi ricordatevelo, appuntatelo, segnatevelo sul cellulare. Domani all'inizio della puntata ovviamente non potrò che sentire il protagonista in questo momento delle vicende politiche e che sta dividendo il come spesso avviene in politica, il campo, e cioè Matteo Salvini. Oggi i giornali non fanno altro che parlare di lui. Ci sono due interviste fondamentali sui giornali che vi segnalo: quella di Di Maio sul Corriere della Sera e quella appunto di Salvini sul Messaggero. E entrambe tengono in considerazione questa vicenda epocale di 49 persone che sono ostaggio della nave Sea-Watch. O se no, qualcuno potrebbe, buongiorno Gerardo, buongiorno Antonella, qualcuno potrebbe dire sono ostaggio di Salvini, in una specie di follia collettiva da opinionista politicamente corretto, per cui spiegatemi un po' voi cosa vuol dire che siano ostaggio di Salvini, nello stesso identico maniera in cui siano ostaggio, non so, il sottoscritto o altre migliaia di persone che vogliono entrare negli Stati Uniti senza un visto, senza un permesso, senza un regolare ESTA o senza un accordo con uno Stato che ha come sua principio base, per un liberale, non per un illiberale, qua tutti parlano di liberali, il rispetto dei confini, sennò che cacchio ce lo teniamo a fare uno Stato, ma non lo so. Quindi ostaggio di Salvini. Salvini dice sul Messaggero: io sarò duro, non voglio far entrare nessuno. Tra l'altro, dice giustamente Salvini, questo è comprensibile, è un segnale che abbiamo dato fondamentale, tant'è che gli sbarchi e le persone stanno venendo meno in Italia. Di Maio invece si lascia scappare, anzi si dice in maniera molto esplicita sul Messaggero, invece noi abbiamo dato la disponibilità ad aprire a donne e bambini. E su questo un punto, ciao Mila, buongiorno, un punto che a me diverte molto è un tweet fatto questa mattina da Luca Telese, e il tweet di Luca Telese è abbastanza significativo perché in realtà mi ha fatto riflettere su una vicenda che in realtà dentro di me un po' sentivo: ma perché donne e bambini? Cioè, perché questo atteggiamento sessista, ecco, diciamo così, verso donne e bambini? Perché questo atteggiamento ottocentesco, dice Telese, verso donne e bambini? Sono più deboli, è questo il criterio? Ma se questo è il criterio, non è il genere che rende le persone più deboli, ma la condizione fisica in cui si trovano, non la condizione stessa di essere donna o bambino. Un bambino di 15 anni magari sta molto meglio di un nerboruto signore di 80 che purtroppo non sta così bene. Adesso, insomma, questa è evidentemente una parentesi, ma qui mi piace perché semplicemente fa pensare in maniera un po' laterale una vicenda su cui tutti quanti vanno per schieramenti. Tutti con Salvini o tutti con Di Maio? Devo dire che in questo caso non si riesce veramente a capire per quale motivo si debba contestare una presa di posizione molto chiara di un governo che dice: ragazzi, sia chiaro, in Italia si entra con delle regole, come in qualsiasi paese europeo. Oggi il Fatto Quotidiano spiega in un dossier perché Malta truffa l'Italia. C'è sempre un sapore da codice di procedura penale quando il Fatto parla, perché è sempre quello che è in tasca ai redattori del Fatto. La Valletta deporta i profughi verso le nostre coste. Questo è quello che dice il quotidiano di Travaglio, che oggi mi sembra allineato molto al Giornale, al Libero. Insomma, quando si tratta di parlare di questo governo, nonostante siano operazioni fatte da Salvini, il Fatto rivendica la bontà dell'operazione. Seconda questione di giornata, Belpietro, sempre su questa vicenda, sulla Verità, invece oggi che cosa ci dice? Belpietro sulla Verità dice che Di Maio ha sbagliato, e ha sbagliato da fare questa apertura alle famose donne e bambini. Sapete per quale motivo? Perché, dice Belpietro, perché è stretto politicamente tra Fico e Di Battista, e quindi deve trovarsi un ruolo all'interno di un partito che non controlla del tutto.
direi che su questo più o meno abbiamo letto tutto quanto. Vabbè, Scalfari da domenica ormai si è bevuto un po' il cervello, ma io capisco, perché noi che facciamo i giornalisti abbiamo la presunzione di poter continuare a farlo fino a 90 anni, a 100 anni, ne ho avuto alcune testimonianze dirette, e in realtà qualcuno col tempo, io già mi sono rintronato rispetto a quando avevo 20 anni, figuratevi a 80 come sarò. Ma detto questo, Scalfari oggi dice: strada verso la tirannia di Salvini, un nuovo duce, un nuovo dittatore. Questo riesce a trovare il fine intellettuale Scalfari oggi su Repubblica, e dice: l'unica opposizione a questo fine dittatore era un movimento della sinistra. Pensa un po' voi, poteva anche essere della destra, oppure la dittatura è sempre di destra e non è mai di sinistra. Direi che il caso oggi fa vedere che ci siano molti più dittatori di sinistra che di destra, ma comunque il fine intellettuale Scalfari ci dice che questa lotta dei sindaci contro la dittatura è benvenuta. Pensate un po' voi, appassionati e legati a Orlando, a De Magistris. Basterebbe vedere come gestiscono le loro città, che le metto allo stesso livello della Raggi qua a Roma, né più né meno. Eppure loro hanno un po' più di esperienza rispetto alla Raggi. Secondo tema di giornata, il reddito di cittadinanza. Ne parlano tutti i giornali, perché stanno uscendo i decreti attuativi, stanno spiegandoci come funzioneranno questi navigator. La cosa che mi sembra oggi tenga banco su tutti i giornali è quella che dice Di Maio: è concepito per gli italiani. E oltre al fatto, anche un Movimento 5 Stelle, direi, sovranista. E addirittura, per poter accedere al reddito di cittadinanza bisogna essere residenti su questo territorio da almeno 10 anni. Una cosa incredibile, che riguarda anche gli italiani, sia chiaro, e devono essere continuativi. Quindi un italiano che è andato a Londra e che torna in Italia, oppure uno straniero che è arrivato in Italia da 5 anni, non può avere il reddito di cittadinanza. Pensando io, un po' come Orioli oggi sul Sole 24 Ore, che si chiama di un cabriolet, di un assegno in bianco: più rendono difficile prendere questo reddito di cittadinanza, e meglio è dal mio punto di vista. Però detto questo, la novità direi che è più politica che tecnica, anche perché c'è una seconda novità sul reddito di cittadinanza, la tira fuori il Messaggero, Repubblica, il Giornale, insomma un po' tutti quanti i quotidiani di oggi: è che il reddito di cittadinanza è una sorta di rubinetto, finiti i fondi si riduce l'acqua per tutti quelli che l'hanno goduto. Sostanzialmente quindi noi abbiamo 6 miliardi che dovremmo distribuire, secondo Di Maio, a 4 milioni di famiglie. Ogni settimana le famiglie diminuiscono. Se finiscono i richiedenti di questo, se sono troppi i richiedenti di questo assegno di cittadinanza, si abbassa il valore dell'assegno, perché i soldi non ci sono. E anche questa è cosa buona e giusta, perché la Raiklin oggi fa un discorso sul Sole 25, sul Corriere della Sera, il suo fondo, in cui ci spiega che la crescita economica italiana è un punto inferiore a quella media europea, quindi è stata dello 0,95 probabilmente del 18, e sarà dell'1,8 in Europa, quindi è 0,9, non è un punto. Ma non è questo il dato fondamentale, ma la crescita economica italiana è perfettamente correlata a quella dell'Europa. Se l'Europa va, l'Italia va; se l'Europa non va, l'Italia non va. Questo dice che l'Italia è molto collegata all'export ed è molto collegata a quello che avviene altrove. Sul reddito di cittadinanza direi che c'è abbastanza tutto. No, sul Corriere del Mezzogiorno oggi vi segnalo che hanno fatto un'analisi su quali sono le città che avranno più reddito di cittadinanza. Le famiglie a Napoli che potranno godere del reddito di cittadinanza, saluti Giorgio da Friuli, a Napoli ci saranno 230.000 famiglie che si porteranno a casa il reddito di cittadinanza. Allora ditemi un po' voi se tutte le minchiate che ci hanno detto fino ad ora sono sul fatto che non c'è lavoro nero, che non va al sud, insomma. Adesso io non voglio parlare di stereotipi, anzi non ne parliamo di stereotipi, ma sono abbastanza convinto che il fatto che al sud ci siano città e sacchi di povertà o di minore controllo superiori a quelle del nord è un dato acquisito. A proposito di sud, il Corriere del Mezzogiorno oggi è l'unico giornale, mi sembra, in Italia che parla del papà di Di Maio, quello che dobbiamo salvare dal figlio, perché se il figlio facesse metà delle cose che ha promesso, il padre sarebbe in galera per i prossimi 50 anni, il figlio e i suoi alleati del fake quotidiano.
Il papà di Di Maio, secondo il Corriere della Sera, deve entro i prossimi 90 giorni abbattere 3 case abusive su quel terreno di Maringella, come si chiama, in Campania. Beh, insomma, io dico, io ho sempre difeso Di Maio, penso che le colpe dei padri non debbano ricadere sui figli, non lo dico come questione leziosa, ma sarà una notizia che il papà di Di Maio ha 3 case abusive che sono state riconosciute tale e che si devono radere al suolo? Non lo so. Comunque, i grillozzi, siccome oggi se ne parli male, ti mettono all'indice, su questo veramente favoloso travaglio di oggi. Allora, vedete, c'è grande polemica sulla questione di Luca e Paolo, che sarebbero stati, poi c'è anche una giornalista che lavora con loro, che si chiama Mia Ceran, non capisco perché nessuno la citi, ma comunque Luca, Paolo e Mia Ceran gli avrebbero cancellato un programma, una striscia a Rai 2. Allora, la cosa è di tutto evidente, questa striscia a Rai 2 è stata cancellata perché San Giuliano, il direttore del TG2, che comanda ovviamente e decide molto più di quanto decida Freccero, perché ha un vero polso della situazione, più del pensionato Freccero che fra un anno se ne andrà via, San Giuliano vuole uno spazio informativo. Quindi, siccome vuole uno spazio informativo, quello è il posto perfetto per lo spazio informativo, che hanno anche altre televisioni e non vedo nulla di male nel mettere uno spazio informativo, che io stesso avevo chiesto quando ero in Rai e che ovviamente non mi diedero, lì c'era il Conte Mascetti, perché quello è uno spazio difficilissimo, ma favoloso. Bene, vuole questo spazio informativo San Giuliano, lo chiede a Salini, non conta nulla, lo chiede a Freccero e Freccero glielo dà. Deve far fuori chi c'è lì, Mia Ceran, Luca e Paolo, che peraltro hanno un altro programma molto più di successo, con molta maggiore visibilità in Rai, che si dice che è quello delle partite. Allora, in questa vicenda è incredibile, perché è diventato, Luca e Paolo sono diventati gli eroi dell'epurazione da parte della sinistra, la stessa sinistra che ha fatto fuori me. I grillozzi invece stanno zitti, ma per loro chi parla? Per loro parla Travaglio, che dice Luca e Paolo epurati. Non esiste, e anch'io penso che non siano epurati, sono semplicemente stati fatti fuori perché San Giuliano voleva uno spazio informativo, e come legittimamente un direttore può volere. Ma il punto fondamentale di Travaglio è che dice non sono stati epurati perché nessuno del Movimento 5 Stelle si è lamentato delle loro satire sul Toninelli. Non risulta che Toninelli si sia arrabbiato per la sua satira e non risulta... È un'escusatio non petita, è una cosa straordinaria. Cioè, dice Travaglio, non sono stati epurati perché nessuno si è lamentato. Mentre invece, come ben sappiamo, il Movimento 5 Stelle si lamenta di tutti attraverso quel cretino di Grillo che dice che noi giornalisti dobbiamo essere vomitati. Beh, io trovo straordinario la logica per cui loro non sono stati epurati, e qual è la prova? La prova è che il Movimento 5 Stelle non ha parlato male di loro. E allora, se ha parlato male di Porro e di tanti altri giornalisti e quelli non lavorano in Rai, quelli sono stati epurati? Non penso, ma questa è la logica perversa, incredibile, allucinante. Ma secondo voi Renzi ha parlato male di me? Renzi è venuto all'ultima puntata di Virus, eppure mi ha fatto fuori, no? Vabbè, è straordinario, straordinario. Quando leggi ste robe... dici, vabbè, beati loro. Cattiva fede o buona fede? Boh, non lo so. Sull'incidente di Renon, della bambina che prende la pista sbagliata, beh, lì c'è una cosa incredibile. Nella pista, oggi ci sono tutti quanti le foto sui giornali, beh, c'è un cartello in cui c'è scritto che è divieto di quella pista per gli slittini, c'è anche, è scritto in tedesco, e l'assessore dell'Alto Adige di che cavolo dice? Beh, è scritto in tedesco, però c'era il simboletto con cui si capiva che non si poteva andare con lo slittino. Ragazzi, sei in Italia, l'Alto Adige in Italia, fino a prova contraria, va bene il bilinguismo, ma porca puttana, un segnale deve essere fatto in italiano, non vuol dire essere sovranisti, questo lo diciamo 20 anni fa, 30 anni fa, 40 anni fa, va bene scrivere in tedesco, deve essere scritto in italiano. E forse in tedesco, e dico io, anche in più piccolo in tedesco, finché siamo in Alto Adige, chiaro? Anche in più piccolo. Questo è il motivo per il quale è morta la bambina? No! Non è morta solo per un cartello, ma è la giustificazione di questo cavolo di assessore della minchia tedesco che dice «Ah, ma c'era scritto il simboletto lì!» Chiedi scusa, prima cosa, seconda cosa dici che hai sbagliato, terza cosa cambi quel cazzo di cartello che deve aver scritto in italiano, su un territorio italiano, in cui ci sono turisti italiani, il fatto che non possono andare lì dietro, in quella pista, con gli slittini italiani, francesi, tedeschi e di qualsiasi altra lingua. Ma siamo in Italia, chiaro? Poi non
non è morta per questo, fuori di dubbio. Io non penso che sia colpa di un cartello, ma insomma la giustificazione dell'assessore tedesco, di lingua tedesca, scusate, di lingua tedesca, ma secondo me pensasse più tedesco dei tedeschi. Ultima cosa, finalmente Corriere della Sera si accorge, ma non solo Corriere della Sera, cioè Corriere della Sera in maniera meritoria si accorge di questo gran casino della fattura elettronica. Più che il Codacons, che fa sempre il suo mestiere, e i commercialisti, che mi sembra che finalmente stiano facendo capire il grido di dolore del casino organizzativo e soprattutto, come tutti immaginavano, della tenuta non perfetta, mettiamola così, del sito dell'impalcatura informatica dell'Agenzia delle Entrate. Lunedì sera che cosa c'è? Lo sapete tutti, Quarta Repubblica. E ora questa zuppa, se vi piace, condividetela. Espandetela, è l'unico modo per far sì che la zuppa prenda persone diverse con questo algoritmo di Facebook, se no siamo sempre e sempre, ce la diciamo e ce la raccontiamo sempre tra di noi. Mario, buongiorno da Andria, spero che ci sia bel tempo anche da là, anche da noi è stupendo. Ancora Freccero, ma sempre gli stessi che hanno già dato e avuto, non ci sono nuovi manager, questo non lo so, oggi ne parla Sallusti dicendo il vecchio che si ricicla, anche se povero Freccero non becca un euro. Rispettare le leggi non vuol dire essere sovranisti. Bravo Nicola, Pierpaolo. Perciò, se siamo in Italia, togliere le regioni speciali che si risparmia sul serio. Oggi, difatti, qualche ragionamento sulle regioni a statuto speciale si potrebbe fare. Ciao, a domani sera.